Siamo ad Annecy, una città molto antica. Infatti, già dal 4000 a.C. ci furono i primi insediamenti. Poi arrivarono i Romani e infine il conte di Ginevra, che risiedeva nel castello della città. Questa è la città vecchia e questo è il Palace de Lille. Oggi è un museo. L'area è tutta pedonale e affollatissima. Questa è la cattedrale di Saint-Pierre, la più importante della città, costruita nel 1500. Hotel de Ville, cioè il municipio, costruito sotto il regno di Vittorio Emanuele II. Oggi c'è il mercato, ne approfittiamo per immergerci nella vita quotidiana della città. Bella passeggiata tra i vicoli, con negozi e bancarelle. Sembra di stare a Venezia, perché la città è situata sulle rive del lago di Annecy ed è attraversata dal canal du Bas. Questo me lo porto a casa! Che romantico il ponte degli amori, all'ingresso del canale. La leggenda narra che se ci si dà un bacio sul ponte, non ci si lascerà più. E non poteva mancare un teatro con annessa biblioteca. Questo immenso parco verde di oltre 7 ettari si chiama Le Paquie, cioè il pascolo, e ad incorniciarlo ci sono sullo sfondo le Alpi. Questa è la giostra storica di Annecy ed è dei primi del Novecento. Non perdetevi assaggi di dolci e salati, naturalmente, non ve ne pentirete! E sono fantastiche le quiche Lorraine di Paul. Stiamo andando ora verso il castello, che era la dimora, come abbiamo detto, del conte di Ginevra, ed è una tra le costruzioni più antiche della città. È già molto antica. All'inizio ad Annecy c'erano solo il fiume Thiou e il castello. Il fiume Thiou, tra l'altro, è il fiume più corto di Francia, con i suoi 5 chilometri. I conti di Ginevra soggiornarono nel castello dal 1219. Nel 1600 il castello divenne una caserma e oggi ospita il Museo del Castello e l'Osservatorio regionale dei laghi alpini. Stiamo andando verso il Monastero della Visitazione, è anche il punto panoramico della città. Il primo monastero, quello originale, fondato da Francesco de Sales e dalla sua seguace Santa Giovanna di Chantal, si trova nel centro della città. Questo invece è posteriore e le suore della Visitazione si sono trasferite qui nel 1911. Non poteva mancare una traversata del lago, ovviamente. E quindi abbiamo gonfiato la nostra canoa ed eccoci qui. L'acqua del lago è cristallina. È veramente emozionante arrivare dal campeggio fino al centro di Annecy in canoa. Qui si incontra ogni tipo di imbarcazione, navi da mini crociera, barchette a motore, barche a vela. Ormeggiata la nostra canoa, mi unisco ai cigni e faccio un bellissimo bagno in queste acque calde e cristalline.
Per il momento la nostra visita termina qui. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche sui prossimi video. Alla prossima, ciao!